il pollo ma la bolla, il passero la passera, ma tutti quanti amano Mike Sciosha. Mike Sciosha. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha, oggi con un nuovo Q&A o Fact Time, anche perché non possiamo fare altro vista la questione del contratto e della partnership che sapete sto cercando di risolvere. Quindi io direi di iniziare subito a leggere le vostre domande con una premessa. Purtroppo ragazzi, con il fatto, sapete che c'è stato questo casino con Google Plus che ha stravolto i commenti di YouTube, e quindi ragazzi le domande per questo Q&A l'ho scelte da solo, quindi l'ho selezionate io. La prima domanda ce la fa Federico Calogero, che ci scrive: quale tra i giochi che usciranno non te ne fregherà un cazzo? Beh Federico, senza andare troppo lontano, ti dico subito che il nuovo Killzone, il Killzone per PS4, non mi interessa, ma proprio non me ne può fregare di meno. In realtà ragazzi, non me ne può fregare di meno neanche di tutte le altre esclusive al lancio di PS4. Come però ragazzi, non mi interessano neanche le esclusive per il Xbox One. In realtà facciamo una promessa, io prenderò sicuramente PS4, sicuramente entro Natale la prenderò. Però ecco, le esclusive, che tra l'altro poverissime da questo punto di vista, magari ecco subito pronti via al lancio, credo che sia da questo punto di vista favorita poco poco di più Xbox One. Poi ragazzi, mi interessano le esclusive che, tra virgolette, devono ancora annunciare o che hanno annunciato usciranno a breve. Usciranno a breve, per esempio a marzo uscirà Infamous Second Son, quello veramente mani in alto. E ragazzi, questa notte hanno annunciato un nuovo Uncharted per PS4, veramente mutande bagnate da tutte le parti. Prossima domanda, Checco Marinelli ci chiede: un gioco che inizialmente pensavi facesse schifo, poi ti ha sorpreso in positivo? Allora, guarda, paradossalmente un gioco che inizialmente non mi era piaciuto per niente, e poi, vabbè, sono diventato un grandissimo fan della saga, è stato Uncharted. Il primo Uncharted, ragazzi, ricordo di averlo comprato su eBay a 3 caccole, me lo ricordo perché il tizio mi regalò pure la Steelbox di Far Cry 2, così a buffo perché gli andava. Comunque, ricordo di averlo provato e di averci giocato un po', e lo droppai, lo lasciai perdere perché non mi era piaciuto. Solo a distanza di qualche tempo l'ho ripreso, l'ho apprezzato, perché forse la testa, non lo so, l'ho apprezzato tantissimo, e da lì ragazzi è nato un amore spassionato. Anzi, un altro gioco invece che sempre la stessa situazione è stato il primo Infamous, sottovalutatissimo, proprio non me lo ne infilai proprio per niente. Quando andò down il PlayStation Network, non so se ricordate, un mese andò down così, Sony, per scusarsi tra virgolette, regalò la possibilità di scaricare qualche gioco. Io scaricai appunto Infamous, lo provai e anche qui è nato un amore ragazzi, perché poi Infamous 2, ma anche l'1 veramente l'ho consumati. AuriX scrive: ti sei mai chiesto come sarebbe stato incontrare Jody nella realtà? Sei un pro Mike. Dicevo, è un aneddoto che avrei voluto raccontarvi durante la serie di Beyond, ma poi comunque le situazioni non mi hanno permesso di farlo, comunque poi me ne scordavo sempre. Ragazzi, pensate che io conosco una tizia, cioè che veniva a scuola con me, insomma, veniva... Pensate ragazzi che questa è uguale, cioè non è che dice gli assomiglia poco, no, è proprio uguale a Ellen Page, quindi a Jody di Beyond. Cioè raga, è una cosa assurda! Vabbè, ovviamente un po' meglio Ellen Page, però... Cioè, è uguale, voi vedete la foto e dite, cazzo, questa è lei. Cioè, io infatti, ragazzi, ogni volta che vedo Ellen Page, mi ricordo questa, è incredibile. Se dovessi incontrare Ellen Page, non credo che mi cambierebbe molto la vita. La prossima domanda è una domanda interessante, ce la fa Lion Blue Devil, e ci chiede: ciao Mike, grazie innanzitutto dei video che fai. Grazie a te. Volevo chiederti, cosa diresti, o ancora meglio, faresti a chi dice che il gaming è da bambini? Le console war sono un argomento cruciale nel mondo del gaming. Cosa ne pensi? Mandi un saluto da Pro. Ciao Mike, alla prossima. Ciao. Ciao. Allora, cosa diresti a chi dice che il gaming è da bambini? Direi che non sa di quello che parla, probabilmente è una persona superficiale. E fondamentalmente, ragazzi, spesso la gente un po' superficiale tende a giudicare le persone a secondo dei propri hobby o delle proprie passioni. Per molti, anzi per molto tempo, insomma, i videogiochi sono stati considerati come una roba da nerd, da sfigati, no? Per me, ragazzi, è una cosa stupidissima, anche perché ormai, se ci pensate, ragazzi,
tutti abbiamo uno smartphone, tutti quando andiamo al bagno giochiamo a, che ne so, a Candy Crush, a sti giochi del cazzo. Quindi c'è, cioè, tutti, ormai è stata sdoganata sta cosa dei videogiochi, io credo che sia una cosa stupida. Viene un po' in mente, appunto, cioè, se un bambino gioca a GTA, tutto a posto. Se per esempio io, che ho 23 anni, o comunque qualcuno un po' più grande, gioca a Pokémon, che tra l'altro, ragazzi, è uno dei giochi di ruolo migliori in assoluto mai fatti, ma tutta la serie, cioè, oddio, coglione, sfigato. Queste cose, ragazzi, magari bisognerebbe un po' circoscriverle alla stupidità di chi te lo dice. Il che gli direi, nello specifico, gli direi: fatti i cazzi tuoi, tu hai le tue passioni, io ho le mie, poi io, se tu pensi che siano da ragazzini, cioè, sei superficiale. Ecco. Per quanto riguarda la console war, questa, ragazzi, anche questa penso che sia una cosa più stupida che possiamo fare noi in questo ambiente, ragazzi. Cioè, voi non dovete cercare di convincere l'altro che la vostra è meglio, voi ce l'avete più grande, ce l'avete più lungo, la mia è più potente, la mia è più forte, ho più giochi. Cioè, queste cose sono stupide. Se tanto quello è convinto della sua, è inutile, tu gli puoi dire: guarda, oggettivamente, se vedi, magari qua ci sono più giochi, qua ci sono più altri. Però, ragazzi, poi dopo è tutto labile, cioè, è stupido, ragazzi. Ogni console, secondo me, ha il suo punto di forza. E poi, ragazzi, la vera differenza in queste cose non lo fa la potenza, anche perché se la facesse la potenza giocheremmo tutti sul PC. La vera differenza, secondo me, nella scelta di una console sono le esclusive. Le esclusive, quindi, io per esempio prenderò PS4 perché, come ho già detto, mi interessano di più le esclusive per PS4. Spero che ne annuncino altre. E Lion, te direi, cioè, penso che è stupido, è tutto stupido. Stupidi! Top 11 in Italia scrive: Mike, nel mulino che vorrei c'è un divano e Sasha Grey, nel tuo cosa c'è? Ma una Kinder fetta al latte, così. La prossima domanda è di Giulia Flo e ci scrive: Mike, che ne pensi delle ragazze che giocano ai videogiochi? Grazie. Sinceramente non penso nulla, credo che non ci sia niente di male. Cioè, non è che i videogiochi sono per i ragazzi e le ragazze, quindi, giocandoci, fanno qualcosa di straordinario. Credo che non ci sia niente di male, anche perché, ragazzi, siamo nel 2013. Capisco che magari il mondo dei videogiochi può essere visto come un mondo prettamente maschile, però io personalmente non ci trovo niente di male. Magari, se vogliamo andare a vedere proprio la cosa nello specifico, se posso dire, magari tu da ragazza che fai questa domanda, magari sei tu che stai facendo passare una cosa normale per anormale, tra virgolette. Quindi, cioè, la cosa strana è quella, forse. Mike, quando viaggi, quale posto ti è piaciuto o colpito per la sua bellezza? Non dico continua così o sei un pro, ma ti dico: viagga e poi in un video canta giapponese. Hai fatto un casino con questa domanda. Comunque ti risponderò. Ce ne sono stati tantissimi. Per esempio, per quanto riguarda un posto, per quanto riguarda la bellezza proprio naturale, ragazzi, la Norvegia è un posto assurdo. Insieme ad Amber abbiamo fatto proprio un viaggio prendendo la macchina e abbiamo visto dei luoghi fantastici dormendo nelle hytte, che sono delle costruzioni di legno, quindi delle casette di legno tipiche, appunto, norvegesi, che costano 2 lire. E veramente fantastico, poi è tipico, è qualcosa di assurdo, ragazzi. Poi proprio c'è un'altra mentalità. Invece un posto che mi ha colpito veramente tantissimo, ma me ne sono accorto solamente una volta tornato: New York, ragazzi, è qualcosa di eccezionale, cioè una cosa assurda. C'è sempre vita, qualsiasi ora, alle 2, alle 3, alle 4 di notte, andate a Times Square, è pieno come se fosse, non lo so, c'è un via vai di culture. Poi, vabbè, in generale, proprio la città, poi magari lo vedete nei film e tutto, è un conto, ma, ragazzi, viverla, proprio camminare, per esempio già fermarti al chioschetto con l'hot dog, comprare armi, cioè queste cose, ragazzi, sono fantastiche, veramente. New York. Luca Coletta ci chiede: Mike, hai mai completato la storia di un gioco per diverse volte? Sei un mega pro. Sì, Luca, in realtà non è una cosa che mi succede spesso ultimamente, negli ultimi anni. È una cosa che magari facevo più quando ero un giovinastro, magari quando avevo, che altro, perché avevo più tempo. Però, per dirti, un gioco che ho finito veramente tante volte, penso subito a Kingdom Hearts, che tra l'altro sto rifinendo. Vabbè, comunque, ragazzi, tutti i giochi che ho giocato magari in passato, quindi mi viene in mente Final Fantasy X o per esempio qualche Metal Gear, ma comunque fondamentalmente tutti i giochi che ho giocato quando avevo più tempo.
Invece, se parliamo di questa generazione, mi è successo solamente due volte di rigiocare a un gioco. Uno è Infamous 2, quindi ve l'ho detto, grandissimo fan. E l'altro, pensate un po', ragazzi, Metal Gear Solid 4. Anche perché la saga di Metal Gear è un po' una saga che ogni tanto va rispolverata, perché insomma ci sono... Alex Fontanelli: Mike, se ti dico sti cazzi, tu cosa mi rispondi? Ste fighe. Pio Pai Baragus ci fa una domanda interessante, ovvero: pensi che un giorno YouTube possa diventare una valida piattaforma di informazione e istruzione, oltre che sito leader dell'intrattenimento? Ah, di informazione, volendo, possiamo già considerarla come una piattaforma di istruzione. Ci sono diversi canali che, insomma, parlano di informazione, danno un'informazione libera. Per quanto riguarda invece una piattaforma di istruzione, penso che non succederà proprio mai, anche perché, ragazzi, istruzione che vuol dire? Cioè, come insegnamento, io non credo che tu voglia proprio intendere tipo l'insegnamento, tipo la storia, la geografia, queste cose così, perché volendo sì, puoi anche vederlo, magari starà. Poi se tu intendi istruzione come formazione personale o per esempio educazione, ti dico no nella maniera più assoluta, ma non te lo dico da perbenista o da bacchettone, te lo dico perché se tu intendi una piattaforma di istruzione, dobbiamo vedere pure che comunque YouTube ha un controllo dei contenuti abbastanza blando, cioè comunque puoi trovare di tutto. Se pensi che comunque, per esempio, la community italiana è formata in larga scala, comunque la maggior parte da ragazzi, da ragazzini, da ragazzi giovani, capisci bene, magari non tutto quello che trovi su YouTube potrebbe essere educativo da questo punto di vista. Ma mi viene in mente, per esempio, basta andare a vedere il video che ha fatto Di Pre su GTA e capisci tutto. Io personalmente penso che una persona che c'ha abbastanza sale in zucca, una volta visto un video, può decidere se quello è bene o è male. Poi, ragazzi, il vero problema sta nell'educazione che ricevi dai tuoi genitori. Dovrebbero essere i genitori a controllare i figli dove vanno su internet, non per esempio essere YouTube a, tra virgolette, a stringere la corda per evitare che, secondo me. E quindi io lascerei tutto così, dell'istruzione non me ne frega niente perché c'è già la scuola, quindi ciao. Jack Ruini ci chiede: Mike, che scuola hai fatto e come andavi? So bene che eri un pro, ma che voti prendevi? Allora, che scuola ho fatto? Ho fatto il liceo scientifico. E come andavi? Andavo con l'autobus. A parte gli scherzi, ragazzi. E come andavo? Andavo bene, ragazzi. Ho sempre avuto la media del 7,5, così, la media del 7, comunque, in generale. Poi, ovviamente, c'erano delle materie in cui scarseggiavo, ma proprio ero scarso e era matematica. Pensate, ragazzi, metti l'animascia sua. Cioè, feci un compito in classe di matematica, presi 1, cioè manco dici 2, se consegno un bianco prendo 2, no, presi 1, pensate, l'intelligentone della professoressa mia fece un compito, e spero che tu stia guardando, maledetta, fece un compito, ragazzi, un problema di trigonometria e una disequazione, il problema di trigonometria valeva 9 punti e la disequazione 1 punto. Posso darvi un consiglio, almeno la mia strategia quando andavo a scuola, è questa. Io per esempio, una volta che voi avete capito il sistema, è semplice, per esempio un'ottima idea sarebbe quella di prepararvi le interrogazioni, no? Date le interrogazioni programmate, quindi sapete che ne so, quel giorno devo studiare perché mi interroga storia, e voi studiate quel giorno e fate interrogare, ovviamente andate bene perché avete studiato, e poi fino alla prossima interrogazione, fino a che non finisce il giro, non studiate più. Tecniche da pro. La prossima domanda è una domanda sul wrestling. Scusate, ragazzi, voi amanti della disciplina, vi sto un po' trascurando ultimamente, ma non riesco a appassionarmi alle storyline, quindi X Editor Song 97, X quindi penso Editor Song 97 ci chiede: da quanti anni segui il wrestling? Quali sono stati i wrestler preferiti di sempre e quelli attuali? I tuoi, ovviamente. Scusa, Mike, ho dovuto rifare la domanda. Beh, allora, non so fare una... cioè, non so dirti da quanto tempo è che seguo il wrestling, cioè una cosa proprio temporale. Ti posso dire, insomma, ero bambino, la prima volta che ho visto il wrestling in assoluto era una domenica, non andai a catechismo, non lo ricordo proprio come se fosse ieri, non andai a catechismo e vidi il mio primo match, è stato Hulk Hogan contro Disco Inferno, tant'è vero, ragazzi, che Disco Inferno, nonostante fosse una pipa clamorosa, è sempre stato uno dei miei pallini, insomma, uno dei wrestler che ricordo sempre con più affetto. Per quanto riguarda quali sono i tuoi wrestler preferiti di sempre e quelli attuali, vabbè, attuali CM Punk, ma
proprio per distacco. Mentre i miei wrestler preferiti di sempre, ti dico, preferiti sempre è The Rock, ma ce n'è uno, ragazzi, che è veramente tipo Dio, e è Goldberg. Nonostante poi sul ring non è che fosse chissà che, però ragazzi, c'ha un carisma Goldberg clamoroso, era proprio il mio idolo, cioè una cosa assurda. Goldberg per me è qualcosa. Tanto è vero, ragazzi, pensate un po' quanto eravamo malati io e mio cugino. Avevo un gioco per la PlayStation 1 che era WWE, no, sbagliato, era WCW Mayhem. Giocavamo sempre lo stesso match, era un tag team match tra Goldberg, che ero io, e mio cugino era sempre Sting contro Hulk Hogan, che ai tempi era Hollywood Hogan, e Macho Man, quindi del New World Order. Le botte, ragazzi, le botte. Poi quel gioco, non ricordo che era un gioco terribile, proprio pure graficamente, ma divertimento. Poi c'era tipo il taser, quello lì, il bastone elettrico. Ma le botte, ragazzi, voi non potete capire. La prossima domanda arriva da Facebook e ce la fa Alvise Leone Peltrera. Essendo dei primi anni 90, all'alba delle moderne console, qual è stato il gioco più bello della tua giovinezza? Quando eri poco pro, insomma? Ad esempio, tuttora ci troviamo con gli amici di sempre per darci battaglie con Crash Team Racing. Ciao pro, continua così. Allora, amico mio, c'è un problema nella tua domanda, e è: quando eri poco pro? Io non sono mai stato poco pro. Comunque, per rispondere alla tua domanda, allora, qual è stato il gioco più bello della tua giovinezza? Vabbè, ragazzi, io essendo del 1990, mi ricordo ancora che ricevetti la PS1 a Natale. E come primo gioco, il mio primo gioco fu Medieval, che se non lo conoscete fate pausa e andatevene, anzi proprio chiudete tutto e andate a Berlino. Io comunque ricevetti Tekken 3, che ho fuso proprio roba assurde. Però se dovessi trovare un gioco proprio, non lo so, il gioco più bello, io non sono capace a fare proprio questi assolutismi. Un altro gioco sicuramente è Crash Bandicoot, soprattutto il 3, l'ho adorato tantissimo. Adesso mi viene in mente Crash Bash, sempre connesso a Crash Bandicoot. Ma poi a quei tempi, ragazzi, con la, sei ragazzino, la Play modificata, quindi compri a 5 euro, anzi 5.000 lire, quindi proprio orge di giochi, tutto, ho giocato tutto. Però boh, forse ti dico Medieval perché è stato il primo. E questa era l'ultima domanda. Ho cercato di selezionare le domande anche un po' simili tra loro, quindi non vi offendete se ho preso quella piuttosto che quell'altra, ma diciamo che molte domande che ho preso erano un po' simili a altre, quindi diciamo la risposta data a queste domande può essere valevole tra virgolette anche per altre. E poi, ragazzi, non capisco perché in tantissime avete fatto sempre le stesse domande, tutte uguali, perché ti chiami Mike Sciosha e che lavoro fai? Erano proprio quelle più gettonate. Ma io a queste domande, ragazzi, ho già risposto più e più volte. Non mi costerebbe nulla adesso ridarvi la risposta, ma vabbè. E quindi, ragazzi, per oggi è tutto. Se volete ricevere risposte alle vostre domande, lasciatele nei commenti. Le domande più votate verranno prese in considerazione nella prossima puntata. Ma in realtà anche quelle meno votate, tanto alla fine, ragazzi, le leggo tutte, quindi vabbè. Però sicuramente quelle più votate verranno prese in considerazione maggiormente, insomma. Quindi voi, ragazzi, mettete un bel mi piace, accendete un pollicione ai commenti dei vostri amici pro, dei nostri amici pro, e quindi le domande più interessanti, quelle che vi piacciono di più, magari votatele. Magari vi fate un giro, tornate tra qualche giorno, le leggete e votate. I giorni sono un po' fermo, ma devo ancora risolvere questa questione del contratto di partnership. Ma appena l'avrò risolta, ragazzi, torneremo più in forma che mai. Un saluto a tutti da Mike Sciosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao! Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Sciosha. Tutti quanti amano Mike Sciosha. No, però è scritta male, maledizione, è scritta male, scrivete bene! Sei qualche tempo, quindi passati. Vaffanculo! Grazie. Questa polizia. Questo è un aneddoto che non ho mai raccontato durante la serie di Porca Troia. E leggete tutte le domande al... Porco zio!